Ciao a tutti ragazzi, oggi iniziamo a parlare della nuova Ferrino Rift 2. In particolare nel video oggi facciamo il montaggio e il test di impermeabilità. Ma prima di iniziare col montaggio inizio subito a farvi vedere cosa troviamo in confezione quando la andiamo ad acquistare. Vi faccio vedere cosa troviamo in confezione andandola ad aprire. Allora, all'interno troviamo, telo interno più telo esterno, e all'interno abbiamo la paleria. Poi troviamo la sacca con dentro i picchetti, che vi faccio vedere. Sono picchetti abbastanza classici, molto semplici, in alluminio. E all'interno, oltre a tutti i picchetti, troviamo anche una parte per poter andare a ricucire la tenda in caso di strappi, un palo per poter sostituire o comunque riparare la paleria in caso si dovesse rompere, e anche due piccoli tiranti, quelli da attaccare tra il telo interno e la paleria nel caso dovessimo romperli. Quindi diciamo una dotazione abbastanza completa. Iniziamo come al solito andando a stendere il nostro telo interno, poi con la paleria andiamo a formare la tenda. Troviamo due tipi di palo, due arancioni e uno nero. Mettiamo un attimo da parte quello nero che ci servirà dopo e andiamo a montare i due arancioni. I due pali arancioni, una volta montati, vanno posizionati facendo una X, cioè si devono incrociare. Una volta incrociati possiamo iniziare ad andare a impuntarli da una parte. Perfetto, una volta che li abbiamo montati iniziamo ad attaccare il telo interno alla paleria. In primis la parte centrale, fatta da questo anello in cui agganciare il suo ferretto, e in questo modo andiamo ad attaccare la parte centrale della tenda. A questo punto possiamo iniziare ad attaccare tutti i vari gancetti della tenda. Arrivati a questo punto recuperiamo il palo nero che abbiamo tenuto da parte. Questo va infilato qua in alto trasversale nei gancetti neri. Così facendo la tenda resterà bella tesa anche nella parte superiore. Ok. Ora non è ancora arrivato il momento per picchettarla, perché andiamo a metterci sopra il telo esterno. Semplicemente prendendo la parte dove ci sono i gancetti di color arancione e glielo stendiamo sopra. A differenza di altre tende, nella parte sommitale, sia da una parte che dall'altra, non c'è il gancetto da andare ad attaccare con la parte interna. Quindi manca, quindi possiamo iniziare subito a mettere i vari strap nella parte inferiore. Ovvero su ogni singolo palo troviamo degli strap da andare ad aprire per far congiungere il telo esterno con la paleria. Una volta che abbiamo agganciato tutti i vari strap su tutti i pali, possiamo andare a serrare il telo esterno con il telo interno andando a congiungere le estremità finali dove poi andremo a picchettarla. A questo punto, come vedete, la tenda praticamente è quasi completamente montata, mancano i picchetti, è il momento finale di poterla picchettare. Ed eccoci qua, tenda completamente picchettata, volendo potremmo aggiungere anche i picchetti laterali coi tiranti, ma noi a questo punto passiamo a fare il test di impermeabilità. Passiamo ora al test di impermeabilità. Come vedete, questa volta siamo in montagna, utilizzeremo la tenda, nel senso che stanotte ci dormiremo dentro, mettono forti temporali e domani mattina vi faremo sapere se ci saremo bagnati tutta notte oppure se la tenda avrà retto. Come avete visto, stanotte ha fatto veramente un temporale allucinante. Penso uno dei più forti che abbia mai preso in montagna. Adesso vi faccio vedere com'è questa Rift, se si è bagnata o no. Ma vi dico che a me ha sorpreso tanto. Vi porto all'interno della tenda. Tralasciate che è sporca perché ci abbiamo dormito dentro tutta la notte. Iniziamo a vedere. Allora, qui non c'è per nulla acqua.
di qua nemmeno. Faccio vedere, vabbè, quell'acqua lì che vedete, naturalmente l'acqua sul telo esterno, ma perché stanotte ha piovuto veramente tanto. Per il resto davvero non c'è acqua. Niente, niente, niente. Anche qua negli angoli è tutta completamente asciutta. Quindi direi test impermeabilità superato alla grande. Dunque, test di impermeabilità fatto, come avete visto, ha veramente passato una super notte, ha preso un super temporale, questa tenda ha retto benissimo. A livello di montaggio è molto semplice, davvero molto molto semplice, nulla di complicato. Smontarla basta semplicemente procedere al contrario, poi farla su come se fosse anche una tovaglia da cucina, quindi veramente molto semplice. Forse un pochino più difficile inserirla all'interno della sacca, ma qui ci vuole anche un po' di manualità, però comunque questa è la Rift montaggio e test impermeabilità. Noi ci vediamo domani per il video recensioni, quindi vedremo pregi e difetti.